Mister, cercando di, nonostante il risultato, di vedere, di andare oltre il risultato, c'è qualcosa che il Verona può prendersi da questa partita e portarsi anche per il prossimo del campionato positivo? Ma certo, perché oggi tutto molto male e quindi questo ci deve permettere di far crescere subito, immediatamente, perché oggi abbiamo fatto tutto quello che non bisogna fare per affrontare non il campionato ma qualsiasi partita, per cui di questo sono io l'unico responsabile. L'ha detto lei, o comunque ce l'ha fatto capire lei, per chi segue questa squadra il 5, 6, 7 luglio una cosa è evidente: il Verona non può essere questo. No, assolutamente, io conosco tutti i giocatori e quelli che abbiamo preso li conosciamo già, e oggi non vedere nessuna delle proprie possibilità, delle possibilità dei miei giocatori, metterle in campo, e questo mi dispiace, perché non sono stato in grado io di tirargliele fuori. I numeri sono inconfutabili, la matematica non è un'opinione, sono dei numeri relativi al primo tempo del Verona che fanno capire tanto, è forse stata una questione di atteggiamento. Oggi c'è poco da analizzare i numeri, c'è poco da analizzare la gara, una prestazione troppo, troppo negativa, per cui da questo però dobbiamo prendere uno spunto, perché dobbiamo crescere in fretta, e questa sconfitta, se proprio vogliamo cercare qualcosa di positivo, ci deve permettere di crescere, di affrontare le gare in maniera diversa. Infine, l'ultima domanda, mister: è un pubblico che sa trascinare questa squadra, è un pubblico che tante volte sempre ha aiutato questo Verona, però oggi il pubblico non era contento, definiamolo così. Si fa fatica a essere contenti dopo una prestazione del genere, noi lo sappiamo, conosciamo il nostro stadio, i nostri tifosi, e noi dobbiamo fare di più.